chiama Siamo Sicure, l'app gratuita per smartphone fortemente voluta da Telefono Rosa, dedicata alle donne e da attivare in caso di pericolo. A sviluppare gli strumenti di tale progetto la società Culta. Ma come funziona? A spiegarcelo la presidente Michela Paparella. L'app è strutturata in quattro macro tasti molto usabili anche dal punto di vista proprio fisico della usability. Esiste la possibilità di preimpostare un numero di emergenza che può essere il 112 o quello che si preferisce, che con un semplice tap su un pulsante colorato poi parte in automatico. Quindi, visto che questi smartphone lo rendono a volte paradossalmente più complicato anche semplicemente digitare un numero di telefono in modo veloce, esiste un pulsante che lo può fare. Esiste poi la possibilità di preimpostare una lista di SMS nei propri contatti, creare un SMS di pericolo, di potenziale pericolo, e quindi se io mi trovassi in una situazione di potenziale pericolo, non necessariamente nel momento dell'aggressione, anche in questo caso con un semplice click è possibile che partano in automatico i messaggi alle persone a cui io l'ho predefinito arrivassero, con anche la geolocalizzazione, quindi dove sono. La cosa proprio importante di questa app, a nostro parere, ed è qui che interviene tra l'altro il patrocinio di Telefono Rosa, è questo decalogo, dove in 10 punti si fa porre l'attenzione su una serie di atteggiamenti, comportamenti anche molto semplici nella vita di tutti i giorni, quindi comunque non far calare la soglia dell'attenzione, il comportamento verbale da tenere nei confronti di eventuali persone che ci infastidissero, cosa fare e non fare nei mezzi di trasporto, anche indicazioni molto semplici, in macchina abbassare la sicura piuttosto che non utilizzare gli oggetti distraenti nel momento in cui ci si trova in situazioni al buio, quindi le cuffiette piuttosto che il cellulare, nel senso di far calare la propria attenzione. L'applicazione fa parte di tre progetti che in mattinata Telefono Rosa, nella persona del suo presidente Maria Gabriella Moscatelli, ha presentato in conferenza stampa. Il primo progetto, quello che ci sta più a cuore, riguarda una raccolta fondi che facciamo per le donne che sono ospiti della nostra casa. Già abbiamo, lo scorso anno abbiamo raccolto dei fondi con i quali abbiamo consentito alle donne, una volta finito il percorso presso la nostra casa, avergli fatto fare un corso, abbiamo trovato anche un lavoro e gli abbiamo pagato il primo anno di affitto. Il secondo progetto è un'app nella quale oltre una serie di tasti con i quali lei riesce a far partire una sirena in caso di pericolo, c'è la parte dedicata alla scuola che è particolarmente interessante. Certe cose non si riesce a far arrivare ai ragazzi perché siamo noiosi.